Erendia. Erendia, popolata da circa 5.000 persone, è situata sull'estuario del fiume Irone e si affaccia sul lago Erendel. Il massiccio di monti a nord, di origine vulcanica e ricco di risorse minerarie, è spaccato al centro dal fiume Argenteo, che va poi a perdersi nel velo. I rilievi che circondano Erendia continuano verso ovest, con il nome di Lama del Sicario, in un complesso di monti molto aguzzi che viene sfruttato solo per le battute di caccia alle sue pendici e per l'estrazione di un raro tipo di pietra. Zona di confine con la foresta sacra di Odomrak, è una lussureggiante macchia boschiva che lambisce il lago e cresce rigogliosa grazie ai venti gentili che arrivano da oriente. Il terreno fertile e la buona esposizione della parte di pianura situata tra Erendia e Malverna hanno permesso il fiorire di numerose colture, destinate alle derrate alimentari. Oltre all'agricoltura, le principali fonti di sostentamento di Erendia sono la viticoltura, la pesca, la produzione di legname, l'estrazione di materie prime, il commercio e l'artigianato. Città di Erendia. Sorta sulle rive dell'Erendel, questo le ha conferito il caratteristico aspetto a mezzaluna. È costruita attorno ai due cuori pulsanti, il porto e il palazzo dei depositari. Il porto, con i suoi pontili e attracchi, è la fonte di sostentamento e di commercio primaria della città. Brulicante di gente, andirivieni di pescherecci e piccole imbarcazioni che scaricano i loro carichi mentre le navi più grandi aspettano beccheggiando ai moli, pronte a salpare verso le loro mete. Come ogni porto, ha il suo contorno di magazzini e soprattutto taverne, ricavate spesso nei sottoscala dei magazzini stessi. Al largo del porto si trovano delle specie di grosse zattere che ospitano i laboratori artigiani e alchemici. La scelta di allestirle al largo è prettamente pratica. In caso di esplosione, affonda solo la zattera, senza danneggiare gli edifici vicini o le condutture sotto la città. Il palazzo dei depositari è posto nelle vicinanze delle porte d'ingresso via terra alla città. È sede di tutti i pubblici uffici, del sodalizio e della sala del governo, dove i depositari, dai loro alti scranni, tengono udienza. Sulla sua sommità arde il faro dei venti, alimentato a gas, che con la sua luce azzurra brilla come la più bella delle gemme del mondo. Attorno al palazzo si estendono i quartieri ricchi della città, le case dei grandi mercanti e dei patroni. Le case sono tutte in pietra, per lo più graniti e porfidi, dal grigio chiaro al rosso, e l'alternanza di queste pietre colorate crea gioco di colori e decorazioni sulle pareti. Le strade della città sono lastricate in basalto o porfido, colorazioni scure o tendenti a un verde cupo. I materiali vengono estratti da giacimenti scoperti ed esportati e venduti a caro prezzo. Un giacimento di gas naturale, scoperto quasi per caso e convogliato in un intricato sistema di valvole e tubazioni sotto il manto stradale, consente di illuminare le strade grazie a dei lampioni che con la loro luce azzurrina inondano le vie di Erendia. Il riflesso della luce sul granito chiaro delle abitazioni, sulle vene di ossidiano e quarzo presente nelle colline circostanti, colorano la città e la sponda del lago, che viene meritatamente chiamata la città blu. All'interno delle abitazioni, invece, lampade alchemiche scacciano le ombre della sera e prevalgono i colori caldi come rosso, arancione o giallo. Le lampade alchemiche sono un altro ritrovato tecnologico degli ingegnosi artigiani erendi e il segreto della loro creazione è gelosamente custodito. Il rischio di rottura e degli spiacevoli eventi a essa connessa hanno fatto sì che queste lampade alchemiche siano fissate a delle strutture successivamente ancorate al soffitto. La luce è metafora della conoscenza e dunque gli erendi utilizzano a profusione strumenti di illuminazione e ne vanno molto fieri. Menzione particolare merita il quartiere malfamato della città, il quartiere dei Ratti, posto all'estremità ovest della città. Le case basse e squadrate sono costruite con materiali molto scuri, quasi neri, e l'illuminazione dei lampioni non vi giunge, lasciando il quartiere in un'eterna semioscurità. Di notte, la zona spicca nel soffuso blu della città per il suo buio occasionalmente interrotto da una porta che l'essa s'apre e si chiude. Fu costruito appositamente così e destinato a coloro ritenuti indesiderati, a coloro che non si rifacevano agli ideali della città e per tale motivo evitato dalla gente per bene. Tra il Palazzo dei Depositari e il Tribunale, nella Piazza degli Eroi,
si trova il Famedio, una struttura di un solo piano e rettangolare, completamente di marmo bianco. Sui muri esterni sono scritti i nomi degli erendi che hanno trovato la gloria nella loro epoca, consegnati i conseguimenti da essi ottenuti. Al suo interno si trova un capolavoro di Erendia, il Bosco. Il Bosco tappezza le pareti interne del Famedio e ha l'ambizione di essere una mappa genealogica dell'intero popolo. Ogni bambino che nasce, ogni persona che si sposa o muore, è registrato nel Bosco. Alberi dipinti sulle pareti con nomi e rami che si intrecciano, si infittiscono e crescono anno dopo anno. Qualche via più in là rispetto al Famedio si trova un edificio unico in tutta la valle, il Banco, gestito da abili mercanti. Qui è possibile impegnare preziosi, depositare contanti e vengono concessi prestiti a tassi di interesse molto elevati. Nei pressi della porta orientale della città sorge il Gymnasium. Questa istituzione ha il compito di indirizzare le menti verso le proprie naturali inclinazioni, grazie al ruolo del rettore, un autentico cacciatore di talenti e di tesori. È sostenuta da numerosi patroni, grazie ai quali si occupa di raccogliere, preservare e divulgare tutte le ricerche effettuate e le eccellenze conosciute. Poco fuori dalla città si trova la fortezza di Stedel, dove hanno sede le truppe d'élite e la più grande collezione di colubrine e armi da fuoco del regno. Questa struttura è votata alla sicurezza della capitale e viene descritta come un ragno al centro della tela formata dalle 5 torri che presidiano le zone in cui è diviso il territorio. Torre Flavia è un enorme granaio e deposito di derrate. La Torre Viridi, immersa nella foresta al confine con Odomrak, sorveglia i confini boscosi di Erendia e raccoglie tutto il legname proveniente dalla foresta. La Torre Burnea si erge da un'isola del lago. Ha una funzione soprattutto di vedetta ed è la più alta e la più visibile. Funge da punto di ancoraggio e sosta per le imbarcazioni. Torre Gregaria, la più vicina alla città, è la sede delle prigioni, in cui i detenuti vengono utilizzati per i lavori forzati e contribuire alla società. Torre Saldaroccia è un crocevia commerciale e vive quasi di vita propria per le sue ferventi attività commerciali, essendo la porta d'ingresso al regno è maggiormente fortificata con ben 2 cinta di mura e una terza in costruzione. Politica. Gli Erendi hanno scelto come forma di governo l'oligarchia. I depositari rappresentano la massima autorità e costituiscono il consiglio governante di Erendia. Sono sempre e solo 3 persone e quando vengono eletti perdono il loro cognome in quanto devono essere slegati da qualsiasi vincolo amicale, clientelare e soprattutto familiare. I depositari hanno un solo limite al loro operato, perseguire il bene e l'interesse del popolo. Un depositario che venga meno a questo principio viene destituito, i suoi beni confiscati, messo a morte e gli viene comminata anche la pena più dura per un erendi, il bando della memoria. Questa severità trova fondamento nel sistema elettivo, poiché serve per scoraggiare l'elevazione a depositario di persone non meritevoli. In ogni caso, non si è mai verificata la necessità di applicare un simile provvedimento. I depositari vengono rieletti ogni 10 anni dall'organo conosciuto come il sodalizio. Sodalizio è un organo costituito da un gruppo di cittadini di varie estrazioni sociali che si sono distinti per il loro contributo alla prosperità del popolo. Vi sono i nobili di nascita, diretti discendenti degli antichi sodali di Kiros, detti patroni, e coloro che si sono guadagnati questo privilegio per i servigi resi alla società. La giustizia. Per i reati minori, la giustizia viene amministrata dai comes, i governatori delle torri, posti a capo del tribunale cittadino nominato dai depositari. I crimini più gravi vengono giudicati da un concilio dei sodali, composto da almeno 3 membri e presieduto da un depositario. Il sistema giuridico erendi prevede pene pecuniarie, detentive, fisiche e per i casi più gravi, condanna a morte. Quest'ultime devono essere ratificate dai depositari. Le sentenze di un depositario sono inappellabili. Le leggi di Erendia. Prima legge. Nessun erendi può, con l'azione o l'inazione, ledere o non essere utile a un individuo, gruppo o alla società intera. Seconda legge. I depositari sono i sovrani assoluti di Erendia. La loro parola deve essere obbedita in quanto comandano nell'interesse del popolo e del regno di cui sono signori e sovrani per la durata del mandato. Terza legge. Qualsiasi reato commesso per il bene superiore del regno non può essere perseguito salvo diversa indicazione dei depositari. Quarta legge. Erendia non accetta la schiavitù.
possono essere privati delle loro libertà coloro che si sono macchiati di crimini contro il regno, il prossimo o la proprietà materiale e intellettuale in considerazione della gravità del gesto. Quinta legge. I benemeriti che si macchino di crimini avranno una condanna maggiorata a discrezione del giudicante. Non essendo stati in grado di essere d'esempio nella virtù, lo saranno nella pena. Sesta legge. La tutela dell'integrità sia territoriale sia sociale ricade in primo luogo sulle strutture e organizzazioni a esse preposte ed estensivamente alla popolazione tutta. Settima legge. L'infedeltà al popolo o ai depositari nelle varie forme e modalità, ma in particolare attraverso il rivelamento di informazioni sensibili e segrete, tale da procurare nocumento per erendia, costituisce un atto di alto tradimento e, come tale, perseguito secondo le modalità decise dai depositari. Società. Questo popolo è composto da grandi intrighi, adora discutere, interrogarsi, filosofeggiare, ma anche e soprattutto darsi al sano pettegolezzo. Tutto ciò ha portato alla nascita dei circoli. Descrivere la natura di un circolo è complicato, poiché ognuno è stato fondato per un motivo e con uno scopo differente. Essi possono essere descritti come ritrovi di amici o nemici, luoghi di mondanità, sedi di complotti, enti benefici. Eppure, ognuna di queste definizioni si avvicinerebbe soltanto vagamente alla loro vera essenza. Le casate nobiliari. Queste antiche dinastie sono le uniche linee di sangue nobile sopravvissute nella società ai rendi. Esse conservano l'influenza, il prestigio e la ricchezza delle antiche vestigia. Hanno il diritto di creare rapporti di sudditanza e possono proseguire la loro discendenza secondo le tradizionali modalità. Inizialmente si unirono al primo gruppo di sodali 4 famiglie, ma una di esse non riuscì a proseguire la linea a causa della mancanza di eredi maschi. Famiglia Loisi. A Chiros non avevano molte proprietà, ma ciò che possedevano sapevano amministrarlo con furbizia. Questa famiglia si contraddistingue infatti per la sua scaltrezza e l'intuito proprio della maggior parte dei suoi membri. Ai tempi della fuga furono tra i primi a capire quale sarebbe stata la mossa migliore, accodandosi subito al gruppo di pionieri verso la salvezza. Uno dei loro motti è «giusti nel dovere e nel quando». L'essere così sicuri della propria astuzia li ha però condotti ad una sorta di decadenza nei costumi e nello stile di vita, evidente soprattutto nei giovani rampolli. Famiglia Van Decker. Difficile vedere un sorriso sul volto dei capifamiglia di questa antica casata di Chiros, poiché le vicissitudini legate al velo hanno indurito ancora di più la loro corazza e i loro modi. Non di rado riversano il loro rancore sul prossimo e si narra siano dei sadici. La loro forza è sicuramente l'influenza e il timore reverenziale che sono riusciti a incutere negli anni, insieme alla capacità di costruire alleanze e influenze di spicco, grazie al loro fascino e al loro carisma. Famiglia Entimos. L'onore e la ricchezza hanno sempre contraddistinto questa famiglia sin dai tempi in cui nel regno di origine si occupavano di amministrare la giustizia cittadina. Nel nuovo corso, grazie alla fiducia di cui godono, sono diventati gli interlocutori ideali per concludere affari. La parola data da un Entimos è un investimento sicuro. Ancora oggi, comes di Erendia spesso si rivolgono a loro per chiedere consigli in materia giudiziaria o per redimere contenziosi. Famiglia Volges. Chiamati IPI, in tono vagamente derisorio, questa famiglia aveva un'antica tradizione clericale che nella società Erendi non ha avuto molto seguito. Per di più il destino ha voluto che le ultime generazioni non dessero alla luce alcun erede maschio. L'unica figlia dei coniugi Volges, Camilla Dorotea, è andata in sposa a Karsten, secondogenito Aloisi, portando una ricca dote a questa famiglia che ancora una volta ha saputo sfruttare al meglio la situazione. Fede. Non vi sono leggi che vietino ad un individuo di poter professare il proprio credo, tuttavia è usanza per gli erendi pregare nelle proprie abitazioni, in privato o in famiglia. Gli erendi vivono la fede con una mancanza di slancio che si diffuse con vigore soprattutto negli anni 60 e 70. Essi sostengono che gli dei li abbiano abbandonati e li accusano di insensibilità ai problemi del mondo. Il culto è consentito, ma il proselitismo per le strade è mal visto e spesso fonte di scherno. Qualora un osservatore attento si aggirasse per le strade di Erendia, potrebbe notare che alcuni chierici dei culti sono esponenti dei circoli cittadini, altri prestano la loro opera nei sanatori o siedono nel sodalizio. Magia.
Nemmeno la magia è vietata, ma non viene vista di buon occhio e tendenzialmente si predilige incanalare il potere magico attraverso oggetti e manufatti. In effetti, incantesimi e rituali si sono rivelati inutili nella lotta contro il velo. Anzi, sia il concilio magico di Alberen nell'anno 18, sia la follia di Vermund nell'anno 186 sono stati chiaramente uno spreco di risorse, il primo, e molto dannoso il secondo, quindi decisamente un pessimo affare su cui investire. Da cui il detto popolare: tenere una bacchetta magica in mano, che significa star con le mani in mano. Faide. All'interno della società degli Erendi, le faide sono viste come una perdita di tempo. O si trova una soluzione in fretta, o è meglio per i contendenti non iniziarla nemmeno. Sebbene lo scontro verbale e intellettuale sia accettato e incentivato come mezzo utile al confronto costruttivo, intraprendere azioni che danneggino fisicamente un individuo o un gruppo è impensabile. La società è arrivata a questo pensiero, condiviso da tutti, dopo gli eventi del 101. Durante l'attacco del 101, il rancoroso Riario fece ritirare la guarnigione controllata dai suoi affiliati e posta a difesa di uno dei distretti, permettendo così all'armata degli orrori di conquistare il distretto commerciale e costringendo le restanti forze ad un grande dispendio in termini di uomini per liberarlo. Le azioni di Riario ebbero come effetto il rendere ancor meno popolare la magia tra gli Erendi. Riparati i danni, nel 102, il depositario Delia convocò un tribunale di sodali. Riario stupì tutti con un'ammissione di colpa. Sebbene fermamente convinto delle sue idee, ammise che la perdita di vite umane era stata intollerabile. Al momento della sentenza, però, con un ghigno aggiunse che non riteneva il tribunale degno di decidere la sua punizione. Aiutato da un piccolo gruppo di fedelissimi, si diede alla macchia in un esilio che ad oggi resta ancora avvolto nel mistero. Fu proprio in quell'anno che le menti più illuminate si riunirono per gettare le basi di quello che sarebbe diventato il Gymnasium. Il genio. Durante gli scavi presso la cittadella per la costruzione del portale, furono ritrovate tavolette e incisioni riportanti strani glifi. Dopo mesi di dibattito si convenne che la loro traduzione e approssimazione nella nostra lingua svelasse un nome: Erend, un presunto regno dell'antichità. Questi ritrovamenti sono probabilmente la scoperta più importante fatta finora, non solo a livello simbolico. Oltre alle tavolette e ai glifi, viene rinvenuto qualcosa di unico: i resti di quella che potrebbe essere stata una cripta, in mattoni di pietra scura. In fondo all'abside, scoperchiato, una specie di gigantesco sarcofago fatto di una pietra incredibilmente scura come la notte, ma al contempo screziata da mille colori come un cielo stellato, era un tipo di opale mai vista prima. Da quando, documentato dalle cronache del tempo, il contenuto sembrava di per sé materiale inerte, come una sorta di lega metallica riversata all'interno che raffreddandosi si fosse solidificata all'istante, formando le onde e cerchi tipici di un liquido in movimento. Questo contenuto fu oggetto di uno studio matto e disperatissimo da parte di un'equipe selezionata di Erendi, ma solo dopo anni si riuscì a decifrare parte di una tavoletta che era strettamente collegata allo scrigno di opale. Si provò dunque in vari modi ad interagire con il manufatto. Qualche artigliere provò addirittura con degli esplosivi ed alcuni studiosi morirono intossicati durante gli esperimenti. Attraverso lo studio dei glifi rinvenuti, uno dei luminari più celebri di Erendi, Margherite, riuscì a trasmutare parte del genio in forma liquida, attraverso complessi metodi alchemici, il cui segreto viene tramandato esclusivamente ai depositari in carica. Grazie ad alcuni coraggiosi volontari, si scoprì che questo materiale in forma liquida era in grado di essere assimilato da creature in possesso della scintilla, favorendo l'interazione con l'etere, rivelandosi quindi un catalizzatore di energia magica, che in grado di assimilare un frammento, grazie ad un complesso intervento effettuato a discrezione dei depositari, non solo acquisisce alcune capacità, ma tramite l'etere veicolato dal genio, un Erendi può, grazie ad un processo di conversione, ottenere un nucleo di potere, una forma di energia trasferibile a creazioni e manufatti, che potrà utilizzare per potenziare determinati oggetti, seppur per breve periodo. Tuttavia, il procedimento di infiltrazione del genio è un segreto di Stato accessibile a pochi. I risultati ottenuti da questo impiego del genio sono chiamati prodigi. Una volta legato all'individuo, teoricamente, non vi è più possibilità di invertire il processo, anche se si sono verificati alcuni casi di rigetto del genio, ma si sta ancora indagando su quali siano state le cause. Il genio si rigenera e ricarica automaticamente ogni 10 anni, traendo la sua energia dall'etere stesso, ma riesce a trasmetterla ai suoi frammenti. Il potere, quindi, rimane latente.
Una teoria molto dibattuta ultimamente, ma mai verificata, afferma che gli individui, attraverso il proprio percorso personale, potrebbero risvegliare il potere latente del genio, diventando a tutti gli effetti un essere di pura energia. Gli Erendi aspettano con ansia la caduta del velo per poter andare in cerca di tutti gli antichi resti della civiltà Erend e dei segreti ancora celati sul genio. Festività. La regata dei circoli. È una gara che si tiene sul lago Erendel in estate e coinvolge la maggior parte dei circoli cittadini e consiste nel vogare fino alla Torre Eburnea e ritorno. Solitamente è concessa a ogni goliardica scorrettezza a patto che nessuno si ferisca. Il circolo che si aggiudica la gara riceve il trofeo dal vincitore dell'anno prima e avrà l'onore e l'onere di organizzare l'edizione successiva. La sera, mentre i vincitori cenano al Palazzo dei Depositari, ospiti della nobiltà, per le strade la gente festeggia e i prezzi scontati nelle taverne e locande fanno sì che il vino e la birra scorrano abbondanti. Il grande mercato. Erendi organizza il più grande mercato della valle, appena fuori dalla città. È l'ultima grande festa prima dell'inverno. La vendemmia è conclusa. Mercanti da ogni regione giungono per vendere e comprare in vista dell'inverno beni e servizi di ogni tipo. Taverne da campo sono erette attorno a grandi falò e attorno ad essi vengono raccontate storie di ogni parte e di ogni cultura che per 7 giorni allietano l'aria intorno alla capitale. La caccia al tesoro. Dei valorosi volontari parteciperanno a questa caccia in condizioni estreme. Il luogo viene scelto dai depositari e dai comes ed ogni anno sarà diverso. Non vi possono aderire i partecipanti dell'anno precedente. Gli arditi concorrenti potranno portare con sé solo 3 risorse, materiali messe a disposizione dal gymnasium. Il rischio di perdere la vita è elevato, tanto da far firmare uno scarico di responsabilità. Ovviamente, il vincitore avrà diritto ad un encomio e ad una festa trionfale tra le vie della città, oltre che una cospicua somma in denaro. Tradizionalmente prendono parte alla caccia anche alcune coppie di giovani che convoleranno a nozze nell'anno.